Ci troviamo in compagnia di Valentina Parasegolo, siamo a Bruxelles, all'emiciclo del Parlamento Europeo per Europe.com 2018. Valentina Parasegolo, addetta stampa del Parlamento Europeo per quanto riguarda l'Italia. Valentina, raccontaci un po' l'evento a cui stiamo partecipando oggi e dici un po' anche il Parlamento Europeo in Italia, come si muove per questa campagna per le elezioni 2019. Questo è un evento che mette insieme soprattutto persone che lavorano nelle istituzioni, ma anche che lavorano per i media e che lavorano comunicando l'Europa. Il Parlamento Europeo, in vista delle elezioni del 26 maggio prossimo, sta mettendo su una campagna veramente molto articolata. In particolare c'è un aspetto della campagna che è particolarmente interessante, che si chiama Stavolta Voto, di Stellar Voting, che fa riferimento a un sito che si chiama stavoltavoto.eu. Lì ci si può iscrivere e è un sito proprio dedicato ai giovani soprattutto, ma a tutti gli elettori e i cittadini europei, in particolare italiani. Come funziona? Uno ci si iscrive, il cittadino, l'attivista, il recruiter, insomma la persona che vuole in qualche modo mobilitare al voto i propri amici, i propri familiari, si iscrive e riceve da quel momento una serie di mail, di newsletter, di messaggi per organizzare eventi, fare iniziative, per mandare video, messaggi, insomma una serie di comunicazioni che in qualche modo ti aiutano a mobilitare altre persone al voto. C'è anche un urlo, un contatore che in qualche modo ti permette anche di vedere quante altre persone stai attivando. Perfetto. E questi eventi ovviamente saranno dislocati in tutta Italia. Sappiamo che a Perugia ci sarà un evento il 16 novembre, quindi curate voi anche l'evento del 16 novembre. E come si svilupperà la serata? Perché mi sembra che alle 18 del 16 novembre al Caffè di Perugia. Allora, forse non tutti sanno che in realtà l'Unione Europea, oltre ad avere degli uffici, in Italia ce ne sono due, uno a Milano e uno a Roma, e lavoro in quello di Milano, degli uffici di collegamento con il territorio, anche una rete molto fitta di uffici che si chiamano Europe Direct, che sono degli uffici che aiutano il cittadino a capire come accedere ai bandi, a dare informazioni proprio molto precise sulle opportunità che dà l'Unione Europea. Insieme allo Europe Direct, quindi di Perugia, riusciremo quindi con il territorio umbro, dal quale vengo anche io perché sono di Todi, organizzeremo questo evento proprio per raccontare ai cittadini, in particolare Stavolta Voto, e attivarli, perché insomma il Parlamento Europeo è l'unico organismo direttamente eletto dai cittadini, quindi quello del 26 maggio è davvero un appuntamento fondamentale per far vedere che il cittadino c'è, che l'Europa la fanno veramente i cittadini anche attraverso il voto. Benissimo, quindi 16 novembre, ricordiamoci, al Caffè di Perugia alle 18 l'evento dello Europe Direct insieme a la detto stampa per l'Italia. Invece, ritornando, ultima domanda, all'evento di oggi e domani, avete dei relatori che parleranno in particolare, in tutti i panel, ho visto ci sono una ventina di panel, diciamo è un bel programma fitto. Sì, ci sono ovviamente come unità di GCOM, quindi tutta la parte comunicazione, e ci sono vari momenti in cui racconteremo come funziona anche la comunicazione del Parlamento Europeo. Noi poi comunità abbiamo anche degli incontri tra di noi anche per raccontare tutto quello che stiamo facendo. Ci sono delle attività numerose che facciamo, te ne ricordo solamente una perché è fresca, è una cosa a cui tengo molto. Tra le newsletter che ricevono gli attivisti ce n'è una che è uscita l'altro ieri, che è firmata da un personaggio famoso, la prima di una lunga serie, da Ezio Bosso. È una cosa che insomma ci ha ovviamente lusingato profondamente, il fatto di avere come primo attivista un personaggio come lui, e ne avremo delle altre e racconteremo quindi anche delle best practice, in qualche modo insomma delle cose che pensiamo siano particolarmente interessanti rispetto a quello che stiamo facendo, senza insomma essere troppo autoreferenziali, però insomma del resto questo è un momento per addetti ai lavori, insomma, quindi legato comunque a come si lavora in comunicazione. Perfetto, allora ringraziamo Valentina Parasegolo e l'aspettiamo in Umbria a Perugia 16 novembre. Dove torno sempre con grande piacere. Proprio. Grazie. A voi.